Allora, perché questo progetto a tre? In realtà nello statuto APED di cui io sono presidente, dei nostri scopi e delle nostre funzioni è proprio la ricerca, per poter affrontare quelle che sono le problematiche che riguardano il bambino, oltre al discorso dell'organizzazione che può portare a una migliore assistenza nei bambini nei nostri studi. Abbiamo quindi deciso di fare questo studio osservazionale prospettico sulle modalità del sonno in bambini da 0 a 12 mesi seguiti dal pediatra di famiglia. Questo perché? Perché avevamo visto col professor Bruni, che rappresentava quindi la parte universitaria, che gli studi epidemiologici sul sonno dei bambini in Italia erano scarsi e oltretutto allo stato attuale non esistevano delle ricerche di tipo longitudinale sull'argomento. Data questa premessa, risultava evidente che che era necessario avere conoscenza di come l'evoluzione dei pattern di sonno normali poteva permettere di individuare quindi precocemente quelli che erano i bambini potenzialmente a rischio e poter attuare delle misure preventive precoci. Poi lo studio poteva anche fornire dei dati interessanti sugli aspetti culturali e relazionali che ovviamente ruotano intorno al momento di dormire, quindi l'addormentamento e tutta la fase del sonno. Tra l'altro i pattern di sonno cambiano rapidamente nel primo anno di vita e i disturbi del sonno rappresentano veramente uno dei problemi più grandi e che fa parte del nostro lavoro, cioè nelle nostre giornate spesso i genitori, soprattutto dei bambini del primo anno ma poi anche del secondo, del terzo e così via, ci chiedono di risolvere quelle che sono le problematiche del sonno dei nostri bambini. Comunque la difficoltà di confrontare poi i risultati tra i diversi paesi era anche legata al fatto che venivano osservati gruppi diversi di età e anche le domande, le definizioni che riguardavano i diversi problemi del sonno erano differenti. Per cui tutte queste differenti metodologie rendevano impossibile giudicare se il sonno era cioè la variazione del sonno era legata alla cultura oppure se c'erano delle differenze reali percepite anche dai genitori rispetto a questo problema. Qual era l'impegno del pediatra in questa ricerca che avevamo deciso di così richiedere? Era la verifica della reclutabilità del paziente con i vari criteri di esclusione, di informare e ottenere il consenso dai genitori con la firma di entrambi i genitori, quindi inserire poi dei dati iniziali nel software che sarebbe stato approntato, prendere nota del numero di riferimento assegnato al paziente, perché ovviamente c'è il discorso di mantenere la privacy, quindi gli altri colleghi, né l'amministratore né le intervistatrici dovevano sapere comunque chi fosse questo paziente. Poi poteva seguire l'andamento delle interviste dei pazienti da lui reclutati e segnalava ovviamente all'amministratore del software se ci fossero stati dei problemi. Quando parliamo di sonno, così come di altri fenomeni in generale, i fattori genetici, biologici, ambientali, ma soprattutto l'età, sembra essere proprio una delle più importanti determinanti nel capire come si sviluppa e nel determinare nello specifico alcuni fattori, ovvero l'andamento del ritmo sonno-veglia, quindi come cambia diciamo questo tipo di questo andamento, l'organizzazione temporale o percentuale degli stati di vigilanza o degli stati del sonno, seconda se parliamo insomma di neonati o di bambini un po' più grandi, e nonché la qualità o la quantità del sonno, quindi quanto dormiamo. Un adulto non dorme quanto un bambino proprio in termini di quantità di tempo. E poi ci sono dei fattori più specifici come l'attività elettroencefalografica che ormai insomma di recente questo argomento riveste molto interesse di recente. La differenza fondamentale fra il sonno del neonato e il sonno del bambino più grande, quindi non parliamo neanche dell'adulto ancora, è quello che il neonato ha un ritmo sonno-veglia di tipo policiclico. Che vuol dire? Vuol dire che nell'arco della stessa giornata ha più ritmi sonno-veglia, sonno-veglia, mentre invece il bambino attraversa un periodo lunghissimo di veglia a cui segue un periodo di sonno piuttosto lungo. Il suo ritmo è indipendente dall'ambiente, quindi dalla luce o dal buio, ma piuttosto è regolato dai suoi bisogni interni. Quindi il bambino dorme, poi si sveglia per mangiare o perché ha sete o
perché ha comunque bisogni fisiologici. E questo ritmo, diciamo, sembra iniziare a regolarsi a partire dai 6 mesi. I riposini, diciamo, pomeridiani, come possiamo chiamarli, sembrano iniziare a scomparire un po' più avanti, quindi quando i bambini iniziano ad andare a scuola, all'asilo ad esempio. Già a 1 anno, a 2 anni, anche a 3 anni, ancora il bambino ha la tendenza a fare il riposino di pomeriggio, e un po' questo è facilitato anche dagli nidi, dove c'è la tendenza a prendere il bambino e farlo dormire dopo pranzo. Alla scuola materna sembra un po' scomparire, ovvero se il bambino vuol dormire lo fanno dormire, altrimenti no. Andando avanti col tempo, con gli anni proprio, la nostra società ha la tendenza comunque a ridurre un po' la quantità di sonno, e qui è da capire quanto conti l'ambiente o le, insomma, le abitudini, probabilmente moltissimo, perché quella che è la tendenza attuale è che quasi il genitore sembra voler far adeguare il bambino ai suoi ritmi di sonno, quanto piuttosto nei primi mesi deve essere un po' al contrario. A 9 mesi, insomma, diciamo il 40% dei bambini inizia a non dormire durante il giorno, quindi a dormire prevalentemente durante la notte. A 1 anno questa tendenza scende al 40% opposto, cioè il 40% dei bambini che dorme durante la notte, fino ad arrivare a 2 anni in cui praticamente 2-3 anni quasi nessuno, insomma, fa più il riposino diurno, il sonnellino diurno. In particolare fino ai 2 mesi il bambino si addormenta prevalentemente in sonno REM, o detto anche sonno attivo a questa età, e i cicli durano 50 minuti, quindi l'alternanza REM non REM dura circa 50 minuti. Tra i 3 e 9 mesi sale all'incirca ai 70 minuti, fino ad arrivare ai classici nostri 90-120 minuti di durata a partire dall'adolescenza. Come abbiamo detto all'inizio, un altro cambiamento riguarda gli stati di vigilanza del sonno. Fino ai 3-4 mesi di età distinguiamo il sonno del bambino, parliamo proprio di stato comportamentale, perché basta, possiamo osservare il bambino mentre dorme per intuire in maniera piuttosto sommaria in che fase di sonno si trova in quel momento. Perciò si chiamano comunque... si chiamano anche stati comportamentali del bambino in questo caso, e fino ai 4 mesi parliamo di 3 stati di sonno e 2 di veglia, quindi sonno attivo, sonno quieto e sonno indeterminato. Il sonno quieto è quello stadio, diciamo tra virgolette, del sonno che si caratterizza per assenza di movimenti del bambino, per cui il bambino dorme quasi immobile. Di solito rivolge le braccia verso il viso ed ha le gambe e le braccia flesse. Il viso risulta pallido e poco espressivo. Non abbiamo movimenti oculari rapidi, che invece sono caratteristici del sonno attivo, e sia la respirazione che la frequenza cardiaca risulta regolare. Nel sonno attivo invece il bambino è un po' più, appunto, tra virgolette attivo, cioè si muove durante il sonno, e spesso può sembrarci anche sveglio in realtà, perché compie dei movimenti stereotipati, si stira, porta le braccia al viso, e poi ci sono questi movimenti rapidi degli occhi che si possono vedere anche quando il bambino sta con gli occhi chiusi, ovviamente, e ha delle espressioni mimiche facciali particolari, quindi magari mentre dorme lo vediamo che quasi ha la faccia impaurita, oppure sembra triste, sembra felice, sorride. E in questo caso il respiro, sia il respiro che l'attività cardiaca, risultano essere piuttosto irregolari. Brevemente, insomma, poi parliamo di sonno indeterminato, ma in realtà soltanto nei primi 1-2 mesi di vita può esserci, o comunque nei prematuri, è una fase del sonno che quando andiamo ad identificare non risulta essere possibile categorizzarla né come sonno attivo né come sonno quieto, e quindi viene un po' definita appunto sonno indeterminato, ma è meno frequente. A partire dai 4 mesi invece cambia, 3-4 mesi cambia un po' tutto, per cui parliamo di sonno REM e non REM, e non di sonno quieto e sonno attivo. In verità quello che diciamo un po' per semplificare è che possiamo quasi comparare il sonno attivo al sonno REM e il sonno quieto al sonno non REM. E quindi come cambia adesso, insomma, questa distribuzione durante la maturazione? All'inizio il bambino quando nasce ha quasi
insomma un 50-50 sonno attivo, sonno quieto. E questa forbice anche qui, come vedete, si restringe, ovvero c'è una riduzione progressiva del sonno attivo, sonno REM con l'età, fino ad arrivare, guardate in questo caso, all'età proprio adulta, insomma negli anziani, dove il sonno REM si riduce in maniera drastica ed è del tutto, insomma, fisiologico e normale. La cosa che volevo vedere prima di tutto, per capire, perché poi ci aiuta a interpretare quello che abbiamo trovato noi, è questa cosa qua, cioè questa estrema variabilità nel primo anno di vita. Se voi vedete questa forchetta, cioè nel primo anno di vita, nel primo mese di vita, ci sono bambini che dormono 9 ore e bambini che ne dormono 19. Okay? Quindi siamo agli estremi. La media è questa qui, ovviamente non sono molti, ma come vedete qua la forchetta si stringe molto, quindi la variabilità interindividuale dopo il primo anno di vita si riduce notevolmente, mentre invece nel primo anno di vita abbiamo una variabilità enorme della quantità di sonno dei bambini. E questo, se voi andate a vedere tutti gli studi che sono stati fatti, è sempre uguale. Questo è un lavoro recente, adesso uscito nel 2012, come vedete, come la variabilità è estremamente elevata sempre qui all'interno del primo anno di vita. Dopo il primo anno si riduce nettamente, sia per la durata del sonno totale, sia per la durata del sonno notturno, e in particolare tantissimo per quanto riguarda la durata del sonno diurno. C'è un'estrema variabilità tra bambino e bambino a seconda di quanto dormono, e questo anche è un lavoro fatto su internet, tramite insomma accesso ad internet, e come vedete pure qui estrema variabilità nel primo anno di vita. E ancora, questo è un lavoro che ha fatto un'analisi di una serie di studi pubblicato pure questo molto recentemente, e come vedete pure qui la variabilità è molto elevata nel primo anno di vita, poi tende a ridursi nettamente. Sempre un'altra cosa che abbiamo notato noi, ma che questo poi però questo a noi interessa poco, per esempio la riduzione dei risvegli notturni, che tende a ridursi poi dai 3 anni di vita in poi, vedete, questo è tutte le notti, eccetera. La disturbo, difficoltà di addormentamento, difficoltà di inizio del sonno, cioè resistenza ad andare a letto e difficoltà di inizio del sonno, cioè c'è tutta una tendenza alla riduzione di questi disturbi con l'età. Quello che avevamo visto noi, perché ve lo faccio vedere, noi nel 1996 abbiamo fatto un'intervista a quasi 3.000 bambini di Roma, per vedere quanto dormivano e quali erano i problemi di sonno, e vedevamo che già quello che avevamo notato a quell'epoca era che i bambini italiani dormivano di meno rispetto a quanto riportato dalle altre casistiche europee ed americane, e poi che c'era una alta prevalenza di problemi di sonno, cioè il 35% avevano sia difficoltà di addormentamento che risvegli nei primi 2 anni di vita, e il fatto che se i genitori stavano con i bambini al momento dell'addormentamento, questo diventava un fattore predittivo di disturbi del sonno e di difficoltà di addormentamento. Ora qui non sappiamo se viene prima l'uovo o la gallina, nel senso se c'erano prima le difficoltà di addormentamento per cui i genitori dovevano stare insieme ai bambini al momento dell'addormentamento o viceversa. Lavori recenti invece ci fanno vedere come la prevalenza dei disturbi del sonno nel primo anno di vita e anche poi dopo sia intorno al 10%, come se ci fosse insomma una riduzione rispetto a quanto avevamo visto prima. E poi il fatto che ci siano problemi di sonno nel primo anno di vita poi è predittivo della persistenza del disturbo del sonno ad età più tardive, cioè chi dorme male continua a dormire male. E questo è un altro studio, sempre quello che vedevamo prima, che ci fa vedere come ci sia la metà dei bambini in età prescolare si sveglia almeno una volta per notte, e i risvegli, più di 3 risvegli per notte, erano
nell'infanzia intorno al 10% di tutti i bambini, poi tendevano a ridursi. Vedete? Questi erano più di 3 risvegli per notte, questo nero. Questa premessa, e questo è un altro, sono altri studi, insomma sempre quello di prima, ci fa vedere come la durata del sonno medio, no? A 0-2 mesi sia intorno alle 14 ore, sonno totale, diurno notturno, a 3 mesi intorno alle 13 ore, ma la cosa caratteristica è questa, cioè che poi dai 6 mesi in poi all'anno di età, più o meno il tempo di sonno si stabilizza. E questa è una cosa che abbiamo trovato anche noi. Anche qui risvegli notturni in media erano circa 2 per notte, a 3-6 mesi si riducevano i risvegli notturni, a 7-11 mesi la media era 1.1, 1-2 anni ancora di meno. La latenza del sonno era intorno ai 20 minuti, c'era chi ci aveva addirittura zero, probabilmente crollavano, si addormentavano improvvisamente senza che la madre se ne accorgesse. Il periodo più lungo di sonno continuativo era intorno alle 6 ore nei primi 5 mesi di vita ed era intorno ad 8 ore tra 6 e 24 mesi. Sonnellini diurno 3 nei primi 5 mesi tendevano a ridursi a 2 e poi a 1 dopo l'anno di età, come succede regolarmente. Questo l'ho già fatto vedere prima, ci fa vedere come il tempo di sonno dei nostri bambini si sia ridotto. E quello che erano appunto gli obiettivi erano quelli di valutare longitudinalmente il sonno dei bambini, cosa che non c'è nessuno studio in Italia longitudinale sul sonno dei bambini, sono tutti studi trasversali e osservazionali. E poi eventualmente individuare quei bambini a rischio per attuare misure preventive precoci e valutare l'influenza dei genitori comportamentali, dei comportamenti genitoriali all'addormentamento, che tipo di influenza avevano sul sonno del bambino. Erano 760 interviste che sono state completate, poi c'è stato un drop out ma che è stato minimo. Erano 48% femmine, quindi una distribuzione pressoché identica femmine-maschi. La maggior parte erano di nazionalità italiana, sia il padre che la madre, e diciamo che dal punto di vista dello stato culturale erano intorno al 30% avevano erano laureati. Rispetto ad una quantità minima di soggetti che avevano un basso livello educativo. Quindi insomma non abbiamo neanche problemi rispetto alla comprensione eventualmente delle domande dell'intervista. Primo figlio nel 45% dei casi, nel 44% dei casi avevano solo un figlio. Nell'11% erano maggiori di 2 bambini. Abbiamo fatto alcune domande dal punto di vista anamnestico, se qualcuno dei genitori aveva questo tipo di problema, e queste poi le incroceremo eventualmente con l'eventuale presenza di disturbi del sonno. Questa è un'analisi preliminare, i dati sono tantissimi, quindi non avremmo finito se avessimo dovuto fare tutte le analisi che erano necessarie. Però insomma vedete c'è una alta prevalenza di mal di testa, specialmente nella madre, e di carenza di ferro, anemia, eccetera, depressione anche nell'ambito materno. Insomma diciamo le madri avevano un pochino di più questo tipo di patologia. L'allattamento era a domanda nell'88% dei casi circa, allattamento a domanda, e come vedete qui l'allattamento materno giustamente tende a ridursi gradualmente con l'andare avanti dell'età, aumenta la formula, il latte artificiale, allattamento misto, e poi dai 9 mesi in poi cominciano a introdurre il latte vaccino, e con un 30% a 12 mesi.
Le coliche, come vedete qui al primo mese il 55% dei bambini aveva le coliche. Queste coliche iniziavano dopo le 5 di pomeriggio nell'80% dei casi, duravano più di 2 ore nel 25% dei casi ed erano molto gravi sempre intorno al 25% dei casi. A 3 mesi ovviamente queste coliche si riducevano notevolmente, perché solo circa il 18% aveva le coliche, sempre con una prevalenza, cioè la distribuzione temporale era sempre pomeridiano, tardo pomeriggio, sera. La durata era più o meno simile, cioè molti avevano durata superiore a 2 ore, e ovviamente quelli che avevano una persistenza delle coliche avevano una maggior severità del disturbo, cioè le coliche che tendono a persistere sono quelle ovviamente più gravi. Questi sono i dati. Come vedete, la latenza media del sonno è intorno ai 15 minuti e rimane più o meno costante. Il tempo di sonno notturno sono, questo è in minuti, varia dai 537 del primo mese a 590 circa del sono circa 10 ore, insomma, di 12 mesi. Il sonno diurno si attesta intorno alle 2 ore, 1 ora e mezzo, 2 ore, per tutte le età più o meno, e il tempo di sonno tende a 765 minuti a 3 mesi e tende a ridursi leggermente con l'andare avanti dell'età, così come fanno i NAPS, cioè i sonnellini diurni. Si passa da 3.3 sonnellini diurni in media fino a circa 2 a un anno di età. A che ora vanno a dormire? Vanno a dormire tardino, diremmo noi, insomma. Se voi vedete le altre casistiche degli altri paesi, vedete che i bambini vanno a dormire intorno alle 19 o alle 20. Noi abbiamo uno spostamento dell'orario di addormentamento di circa 1-2 ore rispetto agli altri paesi. E anche l'orario di risveglio è un po' più tardivo rispetto agli altri paesi, nel senso che comunque i nostri bambini dormono un pochino di più perché si svegliano un pochino più tardi. Non è che dormono di più, dormono magari lo stesso, anche se dormono sempre di meno, ma si svegliano un pochino più tardi. Risvegli notturni sono in media 2 a un mese, poi tendono a ridursi, ma comunque, come vedete, sempre minimo un risveglio e mezzo, 2 per notte. Insomma, il bambino è un problema, lo vedremo dopo. Ecco, a che ora si addormentano? Vediamo qui. La cosa interessante è che a partire dai 6 mesi in poi l'orario di addormentamento tende a stabilizzarsi, mentre a un mese tendono le poppate tendono ad andare a dormire la sera, la notte, insomma, ad orario più tardivo, poi dai 6 mesi in poi l'orario di addormentamento serale si stabilizza. E vedete, per esempio, quanti, cioè qua rimaniamo sempre dopo le 23, a un mese sono circa il 50%, il 48% dorme dopo le 11 di sera, poi mano a mano che andiamo avanti, però comunque rimaniamo, insomma, in un orario che sono le 20, cioè vanno quasi tutti, la maggior parte dei bambini vanno a dormire abbastanza tardi, come vedete, no? Cioè, qui abbiamo, insomma, che prima delle 21 vanno a letto a 6 mesi vanno a letto il 42%, 43%, a 9 mesi il 41% e a 12 mesi il 40% vanno a dormire alle 21. Quindi, insomma, sono bambini che vanno a dormire molto molto tardi rispetto a quello che poi si vede nelle varie casistiche europee. A che ora si svegliano? Tendono a svegliarsi ovviamente sempre più tardi, c'è un picco di tardivo a 9 mesi e poi riscende leggermente a 12 mesi, ma queste differenze non sono significative, solo l'orario di risveglio a 9 mesi e a un mese è significativamente differente da un punto di vista statistico. E la stessa cosa qui, vedete, insomma, come la maggior parte circa il 50% si sveglia entro le 7 di mattina, gli altri si svegliano più tardivamente e dopo le
le 8 di mattina. Qui ho fatto un confronto fra quel lavoro che facemmo nel 1996 e questo tipo di lavoro. Vedete, noi nel 1996 la latenza del sonno, cioè il tempo che ci mettevano per addormentarsi, era leggermente più alto rispetto a quanto ci mettono adesso, e c'era una differenza con la latenza d'addormentamento nei primi 3 mesi rispetto agli altri, mentre invece sul nostro campione la latenza d'addormentamento rimane più o meno costante. Quanto ci mettono per addormentarsi? Vedete che intorno al 20% circa ci mette più di 30 minuti per addormentarsi, e questo può essere un problema, perché insomma più di 30 minuti comincia a essere un tempo abbastanza lungo, quindi determina una interazione molto prolungata al momento dell'addormentamento fra genitore e bambino. Quanto il tempo di sonno notturno, la cosa che abbiamo notato è che i bambini della nostra intervista adesso dormono di più rispetto a quelli di notte, rispetto a quelli dell'intervista del 1996. E vedete, questo è molto accentuato nel primo mese di vita, nei primi 3 mesi di vita. Quello che però poi si vede, come abbiamo visto prima, è questa variabilità. Come vedete, questa è sono due deviazioni standard, e come vedete c'è questa ampia variabilità alla prima rilevazione, che poi tende a ridursi gradualmente nelle varie rilevazioni. Qui la cosa si inverte: mentre nel 96 dormivano di meno di notte, quelli del 96 dormivano di più di giorno. Ora questo dobbiamo vedere, dobbiamo cercare di interpretarlo e di capirlo, dobbiamo vedere anche il confronto con vari altri studi di letteratura, però insomma la differenza è abbastanza eclatante, nel senso che sembra che adesso dormano di più di notte e meno di giorno, mentre invece nel 96 tendevano a dormire di più di giorno. Sempre la durata del sonno diurno, sempre qui lo stesso tipo, anzi ancora più accentuata, di variabilità nelle prime rilevazioni del sonno. Però se noi andiamo a vedere il tempo totale di sonno, in realtà compensano fra sonno diurno e sonno notturno, e se andiamo a vedere i dati del 2012 e del 96 non ci sono particolari differenze, quindi la quantità totale di sonno è conservata, è semplicemente distribuita in maniera differente, e anche qui pure nel sonno totale c'è sempre la stessa estrema variabilità alle prime rilevazioni. Questo è quanto dormono i bambini, quant'è la veglia, sonno diurno, sonno notturno, vedete, nei vari periodi, tendenza a ridurre, si riduce il sonno e aumenta la quantità di veglia diurna. Pure qui il numero di sonnellini, ovviamente più elevato, tende a ridursi gradualmente con l'età, e questo è esattamente sovrapponibile a questa review che ha rivisto tutta una serie di studi fatti in letteratura sulla presenza di risvegli notturni. È esattamente identica di risvegli notturni, scusate, sonnellini diurni, è esattamente identica a quella che abbiamo presentato noi prima. Vedete, insomma, i valori sono intorno ai 3,5 all'inizio e poi tendono a ridursi, quindi è molto molto simile, che ci dice che insomma i dati sono abbastanza consistenti. Questo è quanti sonnellini fanno a 3 mesi, 6 mesi, 9, 12 mesi, e come vedete insomma ci sono dei bambini che fanno a 3 mesi solo uno o due sonnellini diurni, sono quei bambini che stanno svegli tutto il giorno e che fanno molto pochi sonnellini diurni, e poi però diciamo nella maggior parte dei casi tra 2 e 3 risvegli e sonnellini diurni sono diciamo la norma. Come si addormentano? Allora, qui c'è una distribuzione, vedete, pochi si addormentano da soli, nel senso al primo mese ovviamente
molti si addormentano al seno, quindi solo il 15% si addormenta da solo, il 37% al seno, poi in braccio, cullato, insomma con altri metodi che in qualche modo facilitano l'addormentamento. Questo addormentamento da solo però insomma rimane abbastanza, diciamo, basso come percentuale, nel senso che anche a 12 mesi l'80% dei bambini non si addormenta da solo, quindi solo il 20% ha la possibilità di addormentarsi da solo. Numero degli svegli. Numero degli svegli medio, più di 2 a un mese, si riduce a 3 mesi e poi riaumenta a 9 mesi, per quello facevo la domanda prima sui 9 mesi. E questa è una tendenza, questa è una curva logaritmica, quindi è un po' più diciamo schiacciata, però vedete si parte da intorno a 2 risvegli e poi si riduce anche qui la stessa cosa. Ma la percentuale di bambini che ha più di 2 risvegli per notte, cioè significa che hanno almeno 3 risvegli per notte, comincia a essere, come vedete, insomma, vabbè, questo è strettamente legato al ritmo alimentare ovviamente, ma a 3 mesi solo il 9% ha più di 3 risvegli per notte, però come vedete a 12 mesi quasi il 20% ha più di 3 risvegli per notte, che non è pochissimo. E vedete anche qui è la distribuzione dei risvegli, anche qui insomma se andiamo a vedere più di 3 risvegli per notte è quella diapositiva che abbiamo fatto vedere prima, ma comunque almeno 2 risvegli per notte, insomma ce l'abbiamo. Minimo 2 risvegli per notte qui a 12 mesi nel 40% dei bambini. Vedete, ovviamente nel primo mese durano di più, con l'andare avanti dell'età la durata dei risvegli notturni si riduce, cioè la maggior parte durano meno di 15 minuti, però comunque abbiamo insomma una percentuale abbastanza consistente del 15% che durano tra 16 e 30 minuti e poi intorno all'8% tra 30 e 60 minuti è una percentuale intorno diciamo al 6% di risvegli che durano più di 60 minuti durante la notte. Allora, le madri, come dicevamo prima, tendono a minimizzare il problema del sonno, no? Quindi quando tu gli chiedi per lei il sonno del bambino è un problema, le risposte appunto sono state queste, cioè nel 20, al tempo 1, tempo 2 sarebbero primo, terzo, sesto, nono e dodicesimo mese. Come vedete c'è una tendenza ad un aumento intorno al nono mese di considerare il sonno del bambino un problema. Nono, dodicesimo mese, perché siamo 27 e 24%, quindi che considerano il sonno è un problema. Siccome questa era una risposta basata su una scala analogica, quindi da 0 a 10, noi abbiamo individuato quei bambini in percentuale che stavano al di sopra della seconda deviazione standard come analisi. Abbiamo fatto una media e poi abbiamo visto quanti bambini stavano al di sopra della seconda deviazione standard sulla base di questa domanda, il sonno del bambino è un problema. E come vedete, insomma, intorno al 10% qui consideravano il sonno del bambino un problema, 9%, 8%, eccetera. E questo considerare il sonno del bambino un problema in realtà poteva essere un'impressione della madre oppure poteva avere delle correlazioni con degli altri parametri. Gli altri parametri che sono parametri indicativi del sonno disturbato. Come vedete, la cosa che si nota è che mano a mano che vanno avanti con l'età, il considerare il sonno del bambino un problema correla con i parametri dei risvegli notturni, delle difficoltà di addormentamento e di tutti gli altri parametri. Cioè, meno dorme più ha un problema, vedete la correlazione qui è negativa anche se i valori sono relativamente bassi, è correlata con l'orario di risveglio al mattino, cioè più presto si risveglia più è un problema, è correlato al numero positivamente con i risvegli notturni, ma questo a qualsiasi età, e con le difficoltà di addormentamento. Quindi se noi dovessimo dire le madri cosa considerano un problema il sonno del bambino, a tutte le età sono i risvegli notturni e le difficoltà di addormentamento.
dove dormono? Allora, dormono in un lettino nella camera dei genitori. Ora, qui non abbiamo i dati sulla logistica, su quanto era grande la casa, su quante stanze avevano. Però, insomma, nella maggior parte dei casi dormivano nella stanza dei genitori. Vedete, anche a 12 mesi il 50% dormiva nella stanza dei genitori, in camera con i fratelli, nella stanza da soli ci dormivano relativamente in pochi. Ma vedete, dormivano nel letto dei genitori a un mese l'11, 9, 11, e vedete che il dormire nel letto dei genitori, invece di diminuire come uno si aspetterebbe, aumenta. E la mamma come dorme? La mamma dorme sempre peggio man mano che il bambino cresce. Nel senso che vedete che la, anche se in percentuale qui è relativamente bassa, però, come vedete, cominciano a prendersi le pillole per dormire. Cominciano ad avere sonnolenza diurna e cominciano ad essere molto più affaticate durante il giorno. Hanno difficoltà a addormentarsi sempre di meno, perché più sono stanche più si addormentano facilmente. Si svegliano molto la notte, tre o uno o due risvegli, considerano il loro sonno di cattiva qualità. Quindi, ecco, diciamo che in qualche modo c'è una tendenza al peggiorare la qualità del sonno. Ma quando abbiamo detto se c'è questi bambini che avevano difficoltà a addormentarsi, che si risvegliavano la notte, gli date qualcosa al bambino, ovviamente la prevalenza è molto bassa nei primi 6 mesi di vita, perché raramente si utilizzano farmaci in particolare. Ovviamente qui anche qui la parte del padrone la fa giustamente la fitoterapia e l'omeopatia. A 9 mesi, come vedete, c'è un salto, nel senso che a 9 mesi la mamma è più stanca, cominciano ad esserci problemi, la mamma ritorna a lavorare e è più facile che chieda qualche cosa, mi faccia dormire il ragazzino perché non ce la faccio ad andare a lavorare il giorno dopo, la mattina dopo, no? E quindi c'è un passaggio da meno dell'1% al 4%, che è un passaggio abbastanza, di 4 volte aumenta la richiesta dei farmaci. E sempre qui, omeopatici, fitoterapici, melatonina, antistaminici, e a 12 mesi, forse per i denti, cominciano a dare anche del paracetamolo o del ibuprofene. E questa è la rappresentazione grafica, comunque, per far vedere che a 9 mesi e a 12 mesi aumentavano questa richiesta di dare dei farmaci ai bambini. Quanti bambini avevano problemi di sonno diversi dai risvegli notturni? Diciamo nel primo anno di vita questi disturbi sono abbastanza rari, però insomma alcuni, per esempio bambini che si agitano quando si devono addormentare, questo è intorno al 50%, i bambini mentre quando si addormentano si agitano, oppure si agitano durante la notte, intorno al 20% rimane costante. Difficoltà respiratorie durante il sonno ce ne possono essere, secondo me è una sovrastima questa, oppure i bambini, cioè i genitori, riscontrano delle apnee notturne nel bambino, qui pure siamo a livelli bassi, ma relativi alla prevalenza delle apnee notturne, insomma, perché siamo intorno al 3% e la prevalenza è relativamente alta. La stessa prevalenza che possono avere i terrori notturni, anche se diciamo che sono risvegli con pianto, non sono proprio veri e propri terrori notturni, oppure i movimenti ritmici all'addormentamento, che hanno il cullarsi, il dondolarsi o fare dei movimenti particolari per facilitare l'addormentamento, ha una prevalenza intorno al 20%. Quindi sinteticamente, adesso preliminarmente, questi dati ci fanno vedere che c'è una grandissima variabilità interindividuale del bisogno di sonno, c'è una riduzione della quantità di sonno totale rispetto a quello, non rispetto a 96, ma rispetto a quello che viene riportato normalmente in letteratura,
che il pattern di sonno in realtà si stabilizzano dai 6 mesi in poi, cioè il tempo di sonno rimane ad essere costante rispetto al 96, alla casistica che abbiamo visto nel 96 tendono a dormire meno di giorno e più di notte, c'è una percentuale relativamente elevata di risvegli notturni, c'è un'alta prevalente di co-sleeping che rimane costante nelle diverse età, anzi tende in qualche modo ad aumentare poi nelle età successive. Nel 3-4% dei casi a 9-12 mesi vengono utilizzati fitoterapici, melatonina e farmaci in maniera molto, molto inferiore, e la qualità del sonno delle madri tende a peggiorare nelle varie rilevazioni successive. E le madri hanno un'idea del problema del sonno del bambino che correla strettamente con il fatto che abbiano risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi e ci mettano tanto per addormentarsi. Passo successivo è quello di capire se ci sono dei fattori predittivi che possano in qualche modo spiegarmi il problema del sonno del bambino, cioè, e poi se un bambino dorme male a un mese, un bambino dormirà male a 12 mesi, quali sono i fattori che fanno sì che un bambino migliori, che fanno sì che un bambino peggiori? Queste sono analisi statistiche abbastanza complesse che faremo nei prossimi giorni, mesi. Grazie. Allora, dottoressa Verrillo ha sottolineato come il sonno sia un fenomeno complesso. E se aggiungiamo questi aspetti di tipo, vediamo il sonno anche dal punto di vista della problematica familiare, direi che diventa ancora più complesso. Peraltro, riprendendo anche quello che ha detto il professor Bruni, abbiamo visto, ci ha evidenziato come la componente genetica sia importante, ma gli stessi dati del professor Bruni evidenziavano come non tutto potesse essere spiegato dal punto di vista genetico, anche confrontando il sonno nei gemelli, eccetera. Quindi vuol dire che, a seconda poi degli studi, una percentuale di componenti ambientali influenza l'andamento del sonno. Allora, i temi che cercheremo un po' di toccare in maniera più o meno approfondita, intanto il punto di partenza sono essere consapevoli degli aspetti neurobiologici della relazione genitori e figli. Questo è un aspetto fondamentale perché, come avete visto, si è parlato dei processi di maturazione del sistema nervoso centrale nel corso dello sviluppo, ma la relazione genitori e figli agisce anche su questo aspetto neurobiologico fin dai primi, direi, giorni di vita e certamente anche nel primo anno di vita è molto importante. Dobbiamo essere consci dell'effetto dello stress sul sistema nervoso centrale, perché naturalmente quando parliamo di alterazione del sonno parliamo legato a fattori familiari e ambientali, naturalmente parliamo degli aspetti collegati anche allo stress. Dobbiamo parlare del ruolo di contenimento, e Holding questo ce lo ricordava già tanto tempo fa a Winnicott, nel senso che al di là dei fattori protettivi temperamentali magari del bambino, e al di là del fatto che poi ogni bambino ha delle storie differenti, certamente avere la fortuna di avere dei genitori che sanno proteggere il bambino dalle situazioni di stress è estremamente importante. Ricorderemo poi un momento gli aspetti, ma questo è già stato evidenziato, del sonno come fenomeno sociale, e naturalmente diremo una cosa assolutamente banale, ma in realtà fondamentale. Cioè, il sonno e la sveglia sono ovviamente processi opposti, questo naturalmente è un dato assolutamente ovvio. Tuttavia questo presuppone il fatto che si attivino dei programmi comportamentali differenti. Nel senso che nel caso della veglia naturalmente il sistema sarà orientato all'attenzione, alla percezione dei pericoli, mentre per quanto riguarda il sonno sarà possibile solo in una situazione tranquillità e calma. Quindi possiamo dire in una situazione in cui si attiva di più il sistema vagale piuttosto che il sistema simpatico. L'influenza del clima familiare sul sonno dei bambini, la relazione genitori-figli, il rapporto di coppia,
E questo rapporto di coppia influenza anche, sia certo perché è collegato alla relazione, ma anche, lo vedremo, dal punto di vista dello stile di attaccamento, che in qualche modo si riverbera poi anche nel bambino. Gli effetti bidirezionali sono già stati evidenziati dal professor Bruni quando sottolinea come situazioni di sonno problematico nel bambino determinano depressione nella madre. Diciamo che poi il discorso secondo me diventa un pochino più complesso, nel senso che non parlerei necessariamente in quel caso di depressione postpartum, perché le depressioni postpartum possono avere poi delle basi neurobiologiche un po' magari differenti. Allora, questo è un testo che quando così ne sono venuto a conoscenza mi è piaciuto molto. Il titolo è appunto La cura genitoriale basata sul cervello, e leggendo questo libro c'è una frase che mi aveva colpito molto e che diceva come i genitori scolpiscono il cervello del bambino. Ora, questi concetti peraltro sono noti sicuramente grazie agli studi psicodinamici ormai quindi da decenni, però l'evoluzione che ci si sta orientando è quella che oggi le basi di quelle intuizioni di tipo più psicologico si vede che hanno anche una base di tipo neurobiologico. E cosa scopriamo? Scopriamo che proprio quello che vi dicevo fin dai primi mesi, la relazione tra genitori e bambino struttura un sistema nervoso che è orientato a una situazione di diciamo sicurezza piuttosto che insicurezza. E se il sistema si sviluppa per proteggere il bambino da una situazione di insicurezza, sarà poi molto difficile mutare successivamente quella struttura. Questo perché naturalmente una volta che la natura ha messo a disposizione un sistema estremamente plastico, una volta che questo si adatta al suo ambiente all'inizio, non è immaginabile che quell'ambiente cambi repentinamente. Questa cosa anche si è vista per esempio per quanto riguarda l'apprendimento di nuove lingue. I bambini, in realtà sapete che si parlava delle età prescolari eccetera, adesso si vede anche invece di quanto sia importante l'immersione fin dal primo anno di vita nei suoni in cui sono abituati a vivere all'inizio, che fanno sì che il cervello risponda a certi suoni, selezioni certi suoni piuttosto che altri. Quindi quando si tratta di bambini che si spostano, che non so, all'interno dell'Europa non succede niente, ma come nel caso invece di mio figlio che arriva dalla Cambogia, naturalmente il fatto che abbia non solo acquisito prima la lingua cambogiana nella sua storia, ma direi il fatto che era stato immerso in suoni completamente diversi da quelli che poi ha dovuto apprendere, fanno sì che possa avere delle difficoltà. Anche qui la natura si era sviluppata non tenendo conto che i bambini venissero spostati di 15.000 chilometri o da una realtà all'altra così distante. Quindi questo ci dice perché poi le prime interazioni, le prime relazioni tra genitori e figli e poi i primi processi di sintonizzazione tra soprattutto la madre, ma comunque l'ambiente familiare e il bambino, incominciano a influire poi sullo sviluppo cerebrale. Adesso qui naturalmente lo vediamo molto rapidamente, vediamo le aree frontocorticali che sono poi quelle che agiscono su tutto quello che è il rapporto di attaccamento e il legame, e naturalmente una situazione di sicurezza e di tranquillità fa sì che si sviluppi una tendenza all'apertura, alle disponibilità, mentre invece naturalmente una situazione di pericolo crea una situazione completamente differente. Si ritiene che sia il vago una struttura, un sistema estremamente flessibile che consente di orientare il sistema dall'apertura alla disponibilità a un atteggiamento di maggiore precauzione. E naturalmente
Poi c'è un organo molto importante che è l'amigdala, che è quello che percepisce fin dall'inizio i rischi, i pericoli. Allora, in questo senso, mi sembra che anche il professor Bruni aveva fatto un accenno, l'amigdala ricomincia a funzionare fin dall'inizio appena il bambino viene al mondo, perché poi è fondamentale quando deve rispondere all'ambiente e seleziona se l'ambiente è tranquillo o non tranquillo, eccetera, però il sistema non è ancora maturo, per cui i messaggi che partono dall'amigdala al sistema ipocampale, ancora il sistema ipocampale nei primi mesi si deve ancora sviluppare. Allora si ritiene che l'amigdala mantenga una memoria emotiva dei pericoli, che però poi si riattivano nel ragazzino magari più grande, che però non ha il ricordo di quello che l'ha messo in pericolo. Ma quindi questo può anche essere, per esempio, un litigio tra i genitori, le situazioni problematiche che sono avvenute nel corso della sua primissima infanzia. La parte di memoria si sviluppa, biografica, incomincia a svilupparsi quando l'ippocampo incomincia a formarsi, dopodiché si sviluppa soprattutto più avanti, quando si sviluppano le aree frontocorticali, che portano a un reset, in parte una perdita della memoria primissima, quella che era immagazzinata nell'ippocampo. Qui vedete l'amigdala. Naturalmente l'amigdala, per esempio, voi sapete che c'è tutto un discorso che riguarda la neurochimica cosiddetta dell'amore, l'ossitocina tiene tranquilla l'amigdala, mentre invece la mancanza, la riduzione dell'ossitocina fa sì che questa spari di più. E qui vediamo l'ippocampo, che è quello che determina l'inizio della memoria. E ancora, ecco, questo incominciamo ad avvicinarsi all'aspetto dello stress e al problema che poi mi veniva in mente, poi non so se la dottoressa Verrillo può essere d'accordo con me. Naturalmente noi sappiamo che gli ormoni dello stress hanno un effetto dannoso sulle aree dell'ippocampo, sulle aree della memoria, e quindi sappiamo anche che bambini, per esempio, che vivono in situazioni, per esempio, di bullismo, eccetera, hanno un deficit di apprendimento e difficoltà cognitive, intellettive. E peraltro, appunto, sappiamo che là dove c'è una, come in questo caso, un aumento dei livelli di cortisolo, eccetera, naturalmente ci sono dei danni in determinate aree cerebrali. Quindi si potrebbe anche dire che, per esempio, poi l'utilizzo eccessivo, no, di farmaci steroidei potrebbe anche determinare, da questo punto di vista, in una fase di sviluppo, una qualche possibile danno. Naturalmente questo non vuol dire che non devono essere usati, ma è proprio qui che ci fa capire il motivo di non esagerare, di non pensare che sia la soluzione. Ecco, ancora un'ultima, adesso parto da questo, ci può sembrare prenderla un po' alle lunghe, ma perché poi così vediamo che queste sono le basi da cui poi possiamo capire perché le relazioni all'interno della famiglia siano così importanti. Qui vedete ancora due aree. Quest'area ventrale è l'area che poi, quando noi sentiamo, è l'area delle intuizioni emotive, delle emozioni viscerali, è quello che ci fa capire in qualche maniera, in maniera viscerale, di pancia, come si dice, che cosa dobbiamo fare, mentre invece questa è una parte più razionale. Queste aree qui frontali sono quelle in cui queste due dimensioni si incontrano. In particolare poi la fase di maturazione, eccetera, è legata al fatto che queste aree frontali modulano l'amigdala, cioè quella parte che è legata a riconoscere il pericolo. Allora, io quello che tante volte ho detto, i genitori, ciao Sabrina, benvenuta, è una delle nostre intervistatrici, quello che dico sempre, i genitori sono i lobi frontali dei loro figli, insomma, e questo anche, possiamo dire, svolgono un ruolo di holding efficace proprio quando prestano i loro lobi frontali per moderare tutte quelle che sono poi le paure che l'amigdala può avere immagazzinato, qualche volta per responsabilità dei genitori, qualche volta ovviamente
assolutamente non per colpa dei genitori, e qualche volta anche per una un assetto, come veniva detto nella vostra editoriale, è un assetto di fondo che fa sì che l'amigdala sia, il bambino sia più attivo, no? Bambini introversi normalmente hanno un sistema che risponde a soglie più basse. Ecco, allora, adesso arriviamo quindi a un tema importante che è quello degli effetti tossici dello stress. Questo è un'animazione che non vi faccio vedere, avevo deciso di non portarla per evitare i problemi poi sempre di codec e tutto il resto, quindi ve la descrivo, è molto veloce, le trovate poi su internet queste immagini, e sottolinea come i fattori di un bambino che vive una situazione di stress, invece di avere un normale sviluppo del sistema nervoso centrale, come diceva appunto il professor Bruni, che fa sinapsi, fa collegamenti e quindi si sviluppa, va incontro a apoptosi, perché appunto la produzione di ormoni dello stress porta a una distruzione di alcune aree, ovviamente. Questo fa sì che in qualche modo si crei un danno. Questo vuol dire che là dove la relazione o il bambino vive situazioni di paura o di stress che non riescono a essere riparate, si crea un danno che poi avrà delle conseguenze, ovviamente. Allora, questo invece vi ricorda, alcuni lo conoscono bene perché l'ho proposto in diverse occasioni, anche questo lo propongo solo per immagini, ed è tratto, sono alcune sequenze tratte dalla ricerca della felicità. Perché qui vediamo, secondo me, quello che può accadere quando un genitore riesce a svolgere un ruolo di contenimento. Certamente questo bambino vive una situazione di stress perché è quella di essere abbandonato, cioè di perdere la casa. Questo naturalmente può capitare in mille situazioni, dai terremoti a qualsiasi altra situazione. Il padre riesce a entrare in una dimensione di gioco, e anche questo vedremo è importante, e poi la fase successiva, il bambino dorme tranquillo pur in una situazione drammatica, perché questo bagno diventa una caverna dove proteggersi dai dinosauri o piuttosto che da altri animali feroci. Allora, questa capacità dei genitori, qui appunto nuovamente si emerge che cosa intendiamo per i lobi frontali che contengono, no, diciamo, l'ansia, svolgono il ruolo di contenimento del bambino. Questo bambino è protetto dal trauma, non è che non viva un trauma, ma il genitore è in grado di proteggerlo. Naturalmente ci possono essere delle situazioni totalmente opposte in cui situazioni anche ambientali minime vengono vissute dai genitori come assolutamente drammatiche e possono essere trasformate in fattori enormemente drammatici, anche se non lo sono. E qui logicamente diventa molto importante, questo appunto anche quello che diceva il professor Bruni, ma anche il dottor Caso, eccetera, cioè è importante evidenziare quando i genitori creano dei problemi e li trasmettono ai figli quando non ce ne sono, piuttosto che anche poi invece minimizzarli, perché dire non è successo niente, tu hai paura per niente, quando invece stai vivendo una situazione drammatica, anche questo ovviamente crea un danno. Riprendiamo un concetto proprio rapidamente: il sonno è un fenomeno sociale, questo appunto è stato detto, si vede come è cambiato anche la durata del sonno nel corso dei decenni, nel corso del secolo abbiamo perso appunto minuti di sonno, e naturalmente questo è tanto più vero per i bambini in quanto logicamente in linea generale sono gli altri che decidono quando e dove devono dormire. E quindi sicuramente sono evidenti tutti i dati che sottolineano come i modi di vita delle famiglie influenzano il sonno dei bambini. Ecco, questo forse non lo vede abbastanza, riprende un'altra cosa importante che credo è stata citata oggi. Quando parliamo adesso,
Uno dei problemi è, quando parliamo dei disturbi del sonno, un conto è parlare, diciamo, della situazione in cui possiamo identificare dei disturbi del sonno in senso stretto, un conto è invece parlare delle situazioni in cui i genitori si lamentano per il sonno dei bambini. E naturalmente è estremamente difficile definire quando poi è accettabile o non accettabile un comportamento, è individuabile un comportamento come disturbante o non disturbante. Cioè, ci sono dei fattori ambientali, culturali dei genitori, delle credenze individuali che determinano poi il comportamento, che agisce poi sul comportamento dei bambini e che poi porta naturalmente a considerare soggettivamente più o meno disturbante il sonno, la situazione. Quindi naturalmente, ecco, l'importanza di sapere poi quale può essere in una certa misura un comportamento medio, la norma, perché di fatto questo ci consente di dare, di avere dei parametri di riferimento. Ecco, questo l'altro aspetto importante è che naturalmente, a proposito dell'aspetto sociale del sonno, è un dato di fatto che ci si influenza reciprocamente rispetto anche poi alle abitudini. Abitudini che poi diventa difficile cambiare nel corso degli anni, sia rispetto a come ci si addormenta, a dove ci si addormenta e a quello che è necessario per dormire, diciamo, più o meno tranquilli. E naturalmente, e anche qui ovvio, però è importante ricordarlo, così come i genitori influenzano il comportamento e lo stato di veglia, logicamente influenzano il sonno in una situazione in maniera più o meno favorevole. Ecco, questo era per riprendere quel tema di quanto naturalmente una condizione di preoccupazione sia opposta a una condizione di sonno. Cioè, un bambino preoccupato che vive in un ambiente preoccupante non si può pensare che possa passare in maniera così tranquilla dalla fase di veglia alla fase del sonno con una transizione diciamo tranquilla, perché naturalmente se esistono queste dimensioni di angoscia, di preoccupazione, di insicurezza, il sonno è inevitabilmente ostacolato. E naturalmente anche ovviamente i litigi, questa bambina che non vuole sentire i litigi dei genitori, però di notte si sveglierà perché deve fare attenzione, deve cogliere i segnali di pericolo e tenderà a svegliarsi perché vuole proteggere la mamma piuttosto che e quindi naturalmente questo tante volte può essere anche un segnale di qualche cosa che non va e che viene tenuto anche nascosto, perché poi tante volte si porta il problema del bambino nascondendo invece quello che ci può essere dietro. Naturalmente questo è il problema del riuscire a stabilire una condizione di sicurezza. Nuovamente riprendiamo il concetto di prima: l'insicurezza non può altro che determinare inevitabilmente uno stato di allerta, è giusto che sia così peraltro. Quindi solo una condizione di sicurezza emotiva consente una facile transizione dalla veglia al sonno. Ecco, tanto per dire quanto è importante il ruolo della famiglia, qui magari la dottoressa Verrillo forse conoscerà questo studio, magari lo può anche, se poi vuole, può aggiungere anche delle cose. Allora, quello che leggevo in questo studio è che hanno visto che i fattori di stress in bambini asmatici, i fattori di stress sono importanti quanto gli aspetti legati agli allergeni nel determinare i risvegli notturni legati appunto a un problema respiratorio. E ancora, facendo i confronti rispetto all'impatto che gli stress familiari hanno sempre sulla qualità del sonno rispetto a situazioni di conflitti tra coetanei piuttosto che stress accademici, lo stress familiare risulta sempre più importante. Al punto che
pare, in alcuni studi, anche ragazzi che poi mai sono al college presentano quadri di sonno disturbato anche se ormai sono lontani da casa, perché si portano dietro questo aspetto della come dire, conflittualità e dei fattori di stress. E poi arriviamo a un altro tema, che è quello degli abusi. Naturalmente anche qui maltrattamenti e abusi determinano una qualità del sonno peggiore, soprattutto un aumento del periodo di latenza e un sonno sicuramente meno ristoratore, meno efficiente. E un dato che poi ho trovato in letteratura, che poi può essere interessante approfondire, è che il sonno è più disturbato nei bambini maltrattati fisicamente, cioè tra quelli abusati sessualmente e quelli maltrattati fisicamente. Poi probabilmente potrebbe essere anche legato a fattori numerici, a fattori di in qualche modo può essere più facile individuare i primi piuttosto che i secondi, oppure c'è anche questa componente proprio ancora maggiore del senso di pericolo e di incolumità. E poi vediamo ancora ad altri aspetti, cioè per esempio a proposito degli aspetti familiari, anche la mancanza di regole non aiuta a dormire bene, cioè magari l'eccesso non va neanche bene, ma l'assoluta mancanza crea assoluto disordine. E naturalmente il punto di equilibrio è estremamente difficile ed è legato a quella capacità dei genitori di entrare in sintonia col bambino l'uno con l'altro. Ecco, un altro dato che è emerso è che i genitori che sono più coinvolti in attività con i figli, si vede che questo dato è collegato a una migliore qualità del sonno dei bambini. E poi, questo è l'altro tema che era emerso rispetto al fatto che bisogna comunque fare attenzione a non creare eccessive situazioni di dipendenza per il processo di addormentamento, e qui in letteratura di tanto in tanto si dice questo, che ovviamente la madre è più orientata ad essere oblativa nei confronti del bambino e i padri sono sempre un pochino più defilati, e finora, perché adesso poi naturalmente un po' le cose stanno anche più cambiando negli stili di vita nell'ambito della società, perlomeno occidentale, e l'ipotesi è che comunque per esempio coinvolgere i padri possa essere importante per quella capacità di dare magari un pochino più di regole. Peraltro qui voi sapete che qui comunque si aprono anche le prime difficoltà, i primi conflitti tra marito e moglie, che possono portare anche a separazione. Io ho seguito diversi situazioni che nascevano proprio da, in questo caso era un padre cosiddetto mammo che si alzava sempre per tranquillizzare la bambina, che invece veniva a pare un po' eccessivamente ignorata dalla mamma, e poi da lì sono partite tutta una serie di conflittualità infinite. Ecco, dicevamo l'influenza bidirezionale, certamente il sonno perso dalla madre ha un effetto sulla depressione. Peraltro questo vale per tutte le attività che determinano un'alterazione del ciclo sonno-veglia, che naturalmente determina una grande vulnerabilità per quanto riguarda l'umore. E poi, questo lo accenniamo rapidamente, naturalmente c'è tutto il discorso sul sonno e gli stili di attaccamento. Allora, gli studi evidenziano come madri con stili di attaccamento soprattutto insicuro trasmettono, hanno figli che dormono meno bene, e bambini che hanno uno stile di attaccamento insicuro hanno un sonno più problematico. Quindi la dimensione di insicuro ma ambivalente, cioè nel senso che è misto ed è disorganizzato, è quello che si accompagna maggiormente a problematiche rispetto al sonno. E questo ci riporta al punto di partenza, perché tutti gli studi sullo stile di attaccamento, che nascono inizialmente da un punto di vista, se vogliamo, psicodinamico, etologico, psicodinamico, oggi poi ritrovano delle basi neurobiologiche, e quindi
nuovamente ritorniamo a quell'aspetto importante che creare una base sicura consente uno sviluppo di tipo neurobiologico tale per cui poi il sistema funziona e continua a funzionare meglio. Grazie. Siamo partiti nel 2010, siamo partiti in Toscana, eravamo ad Aboca e praticamente siamo partiti da una domanda che era come dormono i nostri bambini e questo infatti era il titolo del convegno che abbiamo condotto lì nell'autunno del 2010 dove abbiamo presentato insieme a molti pediatri che poi hanno partecipato alla ricerca abbiamo presentato il nostro studio osservazionale sul sonno nel primo anno di vita. Questo studio è stato chiamato Studio osservazionale prospettico sulle modalità del sonno in bambini da 0 a 12 mesi seguiti dal pediatra di famiglia. Per quanto riguarda i comitati etici, noi per quale motivo poi in realtà abbiamo deciso comunque di inviare, di partire con l'informativa anche ai comitati etici aziendali? Intanto perché abbiamo fatto un lavoro che prevedeva di interessare delle professionalità che sono convenzionate con le aziende. Era anche interessante mostrare alle varie aziende che all'interno poteva essere svolto un lavoro scientifico di questo livello, che ci poteva essere questa partecipazione e poi ci siamo anche avvalsi del fatto che in realtà il comitato etico ha anche una funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche. Noi eravamo partiti sul dire ma riusciremo a trovare 60 pediatri? Ne abbiamo trovati 81. 81 che hanno effettivamente reclutato i bambini su 86 che si erano iscritti al sito. Hanno partecipato 14 regioni italiane. Ci sono stati solo 26 rifiuti all'inizio sul consenso informato, sono stati reclutati 760 bambini con un drop out solo del 7,36% contro il 20% teorico che noi pensavamo e sono state condotte quindi 704, su 704 bambini le 5 interviste complete, quindi sono stati completati 3.520 questionari. A fronte di tutte queste cose, diciamo così, molto positive, vediamo qual è stata la principale criticità. Fatto che se io voglio scegliere dei pediatri che siano distribuiti sul territorio nazionale, ovviamente anche le loro aziende sono distribuite sul territorio nazionale relativi ai comitati etici. Abbiamo avuto a che fare con 34 aziende, 33 perché i comitati etici di Milano e Milano sono la stessa cosa, quindi in realtà 33 comitati etici. Il reclutamento reale è stato poi spostato dal 1 gennaio al 1 marzo, 30 giugno 2011 nel protocollo modificato che abbiamo dovuto inviare, poi alla fine il termine è stato il 31 luglio, spostato poi al 15 agosto. Questa è la provenienza dei pediatri e dei bambini che partecipano alla ricerca. Quindi abbiamo 14 regioni, allora vengono escluse ab inizio la Valle d'Aosta, la Liguria, le Marche, e l'Umbria mi sembra, sì, e poi dopo il Molise non ha reclutato, mentre invece per quanto riguarda il Trentino ci sono state parecchie criticità con l'azienda per cui i tempi sono slittati talmente tanto che poi i pediatri stessi hanno deciso di non reclutare, cioè hanno deciso di interrompere la loro partecipazione. Questa è la distribuzione per pediatri, è ovvio che insomma la Lombardia e la Toscana fanno un po' la parte del leone, però c'è una grossa partecipazione anche di pediatri di altre regioni e questa è la stessa cosa sui bambini che sono stati effettivamente reclutati. Eccolo qua, il labirinto. Allora, perché il labirinto dei comitati etici? Labirinto dei comitati etici, ci sarebbe stato moltissimo da dire perché raccontare tutto quello che è successo in mesi e mesi, Maria Elisabetta di Cosimo ed io che ci telefonavamo continuamente, perché a volte veramente non riesci a capire né con chi parli né di cosa parli, né cosa in realtà tu vuoi ma non sai bene che cosa ti viene chiesto e come puoi fare per soddisfare quella richiesta. Già nel 2010 si parla, conferenza delle regioni e province autonome, di riduzione del numero dei comitati etici in Italia. Nell'omnibus dell'ottobre 2011 riordino e consistente riduzione dei comitati etici, snellimento delle procedure burocratiche e
l'ultimo report nazionale dell'AIFA del 2012 sulla sperimentazione clinica recita questo, che calza perfettamente con quello che noi abbiamo vissuto. Non vi è dubbio che un numero così elevato di organismi renda seriamente problematica ogni forma di armonizzazione. La difficoltà di conseguire procedure uniformi, tariffe omogenee e tempi di risposta certi e nei limiti imposti dalla normativa primaria dovrebbe far riflettere tutti i decisori locali, regionali e nazionali affinché si trovi un giusto punto di equilibrio quali quantitativo tale da rappresentare a livello internazionale una figura del paese in linea con quanto esistente in altre nazioni. Le risposte ASL per regione, qui abbiamo in verde le ASL che hanno, i comitati che hanno chiesto documentazione aggiuntiva e sono 13, abbiamo quelle che hanno chiesto soltanto dei chiarimenti e sono 4, quelle che hanno chiesto, che hanno subito dato la presa d'atto, l'approvazione e sono soltanto 3, noi pensavamo fossero tutte forse all'inizio, e invece il silenzio assenso comunque l'abbiamo avuto, anche questo l'abbiamo avuto in 13. Lo strumento che abbiamo ideato è sicuramente quindi un qualcosa che ci piace anche rendervi partecipi di come è stato realizzato, perché potrebbe diventare un modello da utilizzare per il futuro in pediatria di famiglia. Finché, pensando alla capra e ai cavoli, ha detto: come facciamo? E davanti a un piatto di pasta asciutta, a Viareggio, venne questa idea di un questionario online a compilazione assistita, che vedremo, un programma che gestisce in modo trasparente, programma ovviamente informatico, che gestisce in modo trasparente, automatico e sicuro i permessi degli utenti che vi accedono, che sono i pediatri reclutatori, oltre 80, le intervistatrici e 2 amministratori. Sostanzialmente quindi un qualcosa che non cartaceo riuscisse a far coesistere tutti questi accessi al database in cui inserire i dati, mantenendo ovviamente il punto di partenza. Questi pazienti sono pazienti dei pediatri e vengono individuati dai pediatri, reclutati dai pediatri. Qui vediamo, non spaventatevi, questo è un po' lo schema con cui si realizzava tutto questo flusso di accessi al sistema. Il primo punto è che i pediatri dovevano iscriversi, cioè inserirsi in questo sistema, registrarsi, e quindi si registravano attraverso il computer, attraverso internet, a un server, al programma che consentiva di inserire i loro dati e quindi di riconoscerli. Questo è un server definibile come server remoto, che non è un server vecchio, ma è un server che è contattabile, in cui si può accedere via internet, sostanzialmente. Qui ci sono delle famiglie, arrivava la famiglia in studio, col bambino appena nato, ovviamente, andava dal pediatra, il pediatra, vedete che comincia a luccicare, dice, dopo aver chiesto il consenso, inserisce i dati iniziali di quella famiglia, di quel bambino, pochi dati iniziali, andavano a finire sul nostro server remoto. Poi, automaticamente, il server dava un input che consentiva di attribuire automaticamente a delle intervistatrici questi pazienti che erano stati reclutati dal pediatra. L'intervistatrice riceveva una mail che consentiva già di attivarla, ma poi vedeva, lo vedremo dopo, a video i pazienti che gli erano stati messi in carico. A questo punto la nostra intervistatrice pigliava il telefono, che strumento, e con questo chiamava il genitore, raccoglieva l'intervista, inseriva i dati a video e attraverso il nostro solito internet andavano a finire sempre sul programma, sul server remoto. E qui il pediatra però poteva avere il polso della situazione dei propri assistiti reclutati, perché il server remoto gli consentiva poi di vedere i dati dei pazienti, delle interviste dei pazienti a lui in carico.
Ovviamente è un sistema molto complesso che ha richiesto anche una funzione di controllo di che tutto andasse bene. Fu svolta da due amministratori, io e Andrea, che sono messi qua, in realtà ovviamente è il sistema, chiamiamolo così, pensante, ma eravamo in due che ogni volta che c'era qualche problema che si verificava in questo sistema, sia informatico che anche di natura proprio delle interviste, di contatto dei genitori, entravamo in funzione noi e andavamo a cercare di ricomporre la situazione.